Edizione provinciale della nostra informazione, ben ritrovati. Puglia in fiamme, il 60% degli incendi è di origine dolosa. Solo a Gravina sono andati in fumo oltre 1.000 ettari di macchia mediterranea. Coldiretti avvisa, serve educazione ambientale. Sono giorni molto difficili per la nostra regione a causa dei numerosi roghi che hanno interessato gran parte del territorio. Con il 60% degli incendi di probabile natura dolosa occorre aumentare l'opera di prevenzione, sorveglianza e soprattutto di educazione ambientale sul valore inestimabile di un patrimonio determinante per la biodiversità e per la stabilità idrogeologica del territorio. Lo afferma Coldiretti Puglia in riferimento all'incendio con tre fronti tuttora attivi che da 6 giorni sta interessando il Bosco Difesa Grande di Gravina, dove sono andati in fumo oltre 1.000 ettari di macchia mediterranea, con gravi danni anche all'agricoltura e alle strutture rurali. Enorme lo sforzo dei vigili del fuoco, della protezione civile e delle forze dell'ordine per arginare le fiamme che hanno interessato un'area vasta di pregio naturalistico, paesaggistico e turistico, oltre che produttivo. L'estate 2021 in Puglia conta già oltre il 40% in più di roghi rispetto all'anno scorso, sottolinea Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. Già nel 2020 c'era stata un'impennata del 33% degli incendi in Puglia, con conseguenze drammatiche in termini ambientali a causa delle fiamme che fanno salire la temperatura sino ad oltre 750 gradi. Il Bosco Difesa Grande è un bosco naturale spontaneo di quasi 2.000 ettari e rappresenta una residua testimonianza della rigogliosa foresta mesofita che ricopriva gran parte della Puglia. Per ricostruire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni. Triste posizione della Puglia nella classifica degli infortuni sul posto di lavoro. Sono i dati che emergono dall'osservatorio Vaga Engineering e la CGIL denuncia la mancanza di reali provvedimenti. La Puglia non sale sul podio, ma i dati degli infortuni mortali sul lavoro nella nostra regione, diffusi dall'osservatorio Vega Engineering, inseriscono il tacco d'Italia al quarto posto. C'è un'emergenza seria legata alla sicurezza che ci spinge a rafforzare la nostra mobilitazione e a intensificare le assemblee che in tutti i territori si stanno tenendo proprio su questo tema. A dirlo il segretario regionale della CGIL Puglia, Pino Gesmundo, commentando il report sui dati INAIL e sottolineando come la Puglia sia la quarta regione in Italia per numero totale di infortuni mortali, 41 nei primi 6 mesi del 2021 e quarta anche se si considera l'incidenza sul numero degli occupati. La ripresa non può avvenire sulla pelle dei lavoratori, rileva ancora Gesmundo. Se le imprese continueranno a considerare la prevenzione e la sicurezza un costo e non un investimento a tutela della vita e della salute dei propri dipendenti, questi saranno i risultati. Nel 2020 in Puglia erano stati 78 gli infortuni mortali, 59 in occasione di lavoro e 19 in itinere. Abbiamo tenuto a maggio sit-in in tutta Italia, unitamente con CGIL UIL, ricorda il segretario della CGIL Puglia, reclamando attenzione, nuove norme e investimenti sul tema della sicurezza della politica nazionale. I dati di oggi mettono la Puglia in zona rossa, con una incidenza di infortuni mortali per ogni milione di occupati maggiore rispetto alla media nazionale, attestandosi a 1,25. Questa strage nei luoghi di lavoro va fermata e dove non arriva la nostra azione serve la presenza forte dello Stato. Se mancheranno risposte, il sindacato è pronto a inasprire le forme di mobilitazione. Il tutto a poche ore dall'ennesima morte, quella della marocchina quarantenne della Bassa Modenese, schiacciata da un macchinario. Parliamo ancora di lavoro. È stata una scelta tanto dolorosa quanto inevitabile, quanto spiega la LEDI SRL, società del gruppo Ladisa, che negli ultimi mesi ha editato la Gazzetta del Mezzogiorno. Gianni Sebastio. Né grave né incomprensibile la scelta della LEDI SRL di restituire la Gazzetta del Mezzogiorno alla Mediterranea SPA alla scadenza dell'affitto della testata il 31 luglio scorso. Scelta inevitabile, visto che gli stessi curatori avevano comunicato la disdetta del contratto nel dicembre 2020 a partire dall'1 agosto 2021. È quanto scrive la LEDI SRL in una nota inviata alle redazioni. Esiste, prosegue il comunicato, un'iniziativa imprenditoriale targata LEDI SRL che dall'autunno 2020 ha dimostrato di voler garantire continuità aziendale e rilancio della storica testata. Non a caso abbiamo presentato, prosegue il comunicato, una proposta di concordato e posto in essere iniziative credibili ed economicamente sostenibili, basate sui principi di trasparenza, legalità e regole certe. Nonostante il momento di grande tensione sociale determinato dalla sospensione delle pubblicazioni, la LEDI SRL segue con attenzione il prosieguo della procedura fallimentare e confida in una decisione celere e soprattutto congrua all'impegno profuso in questi mesi, che ha consentito alla Gazzetta del Mezzogiorno giorno di non abbandonare mai, anche nei momenti più bui, l'appuntamento quotidiano con i lettori.
Si viene e si va. La Puglia torna ad essere meta preferita per le vacanze. Certificati Green Pass alla mano, tanti gli italiani che hanno scelto la costa, soprattutto da Polignano a Gallipoli. L'aeroporto del capoluogo preso d'assalto, come non succedeva da tempo. Voi siete pronti per le vacanze in Puglia, vero? Urca? Sì. Da dove venite? Da Cremona. Come mai la scelta della Puglia? Perché volevano rimanere in Italia per non andare all'estero quest'anno. Cosa vi aspettate di vedere? Boh, un po' di mare bello, mangiare bene, un po' di cibo buono, e un po' di relax, un po' di divertimento e speriamo un po' di tranquillità, dopo questo periodo ci vuole. Buona domanda, abbiamo degli amici qua. Che vi hanno invitato? Sì, sì, esatto, abitano a Monopoli, facciamo un po' tutto il giro. Where do you come from? From Paris. Paris, holiday in Italy? Yes. In Puglia? Yes. Where do you come from? France, Paris. Stay here in Puglia, holiday in Puglia? Yes. Where? In Polignano, yeah. Amare. After we go to the south of Lecce. Dove state andando? In Grecia? Creta, sì. Green Pass, documenti, tutto a posto? Speriamo. Facciamo un viaggio all'estero da un paio d'anni, sì, da un paio d'anni. Capisco benissimo, quindi diciamo che c'è l'euforia della partenza. Euforia, ma allo stesso tempo paura. Sì, siamo state una settimana e adesso torniamo verso casa. Dove siete state? Abbiamo fatto un po' in giro, siamo state a Gallipoli, poi abbiamo fatto Otranto, siamo fatto Polignano, Bari, abbiamo fatto un po' la costa di qua e dall'altra parte, veloce. Pronte, prontissime. Da dove venite? Varese. Resterete qui? 4 giorni, fino a così poco? Toccate fuga. Adesso andiamo a Polignano, poi Alberobello, poi siamo un po' in Salento, Matera, torniamo. Tempo? Quanto state? 10 giorni. Direttore, gli aeroporti di Puglia hanno ripreso il volo? Sì, hanno ripreso il volo, anzi, per assurdo, con dei picchi incredibili per quanto concerne il traffico, che per assurdo ci dà problemi perché si viene a concentrare in determinate fasce con delle sovrapposizioni di ritardi che si accumulano anche su altri scali. Insomma, per assurdo, da zero si va direttamente a 100 con una serie di difficoltà legate all'operatività degli aeromobili. Conoscere in tempo reale lo stato di affollamento delle spiagge libere e dei parcheggi, garantire la sicurezza dei bagnanti e pure evitare tanto gli assembramenti quanto inutili corse all'ombrellone selvaggio. A Monopoli si può e basta un'app per farlo. Conoscere in tempo reale lo stato di affollamento delle spiagge libere e dei parcheggi, garantire la sicurezza dei bagnanti e pure evitare tanto gli assembramenti quanto inutili corse all'ombrellone selvaggio. A Monopoli si può e basta un'app per farlo. Per il secondo anno consecutivo il comando di polizia locale avvia il progetto Operazione in spiaggia in sicurezza e vale per tutte e 35 quelle libere, censite e fruibili sparse lungo il centro costiero. Obiettivo un'informazione tempestiva, oltre che vigilanza e monitoraggio dello stato delle presenze con cadenza oraria, così da avere sempre sotto controllo l'evolversi della situazione, specie nelle ore di punta, anche con l'ausilio di un drone. Il servizio è attivo dal 15 luglio, lo sarà fino al 15 settembre. Prezioso il contributo dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Monopoli e Atlantis 27, operative soprattutto nei fine settimana e nei festivi, dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19, ad accogliere turisti e non. C'è già l'apposita segnaletica che evidenzia i divieti attivi, da quello di campeggiare con caravan al gettare cicche di sigarette sull'arenile, oltre alla prevenzione sanitaria, si intende. Quest'anno, infatti, grazie al contributo della Regione, è stato anche realizzato un video che, attraverso la realtà aumentata, avrà il compito di ribadire regole e misure per mitigare i rischi da contagio Covid anche in spiaggia. Ci spostiamo adesso in Capitanata. Il sindacato dei servizi educativi per l'infanzia della Regione Puglia ha inviato formale diffida al Comune di Foggia per adempiere alla sottoscrizione dei contratti di servizio per l'anno scolastico 2021-2022, necessario al sostentamento economico delle attività, a rischio addirittura 3 milioni di euro. Antonella Damola. Il sindacato FISM Puglia, che rappresenta i servizi educativi per l'infanzia, nella persona del suo presidente Fabio Daniele, ha inoltrato una formale diffida al Comune di Foggia tramite l'ufficio legale della Federazione Pugliese. La questione riguarda la mancata sottoscrizione da parte dell'ente del contratto di servizio con le strutture iscritte al catalogo telematico regionale per l'anno scolastico 2021-2022 con scadenza 10 agosto. La diffida è indirizzata al commissario prefettizio Marilisa Magno, alla dirigente delle politiche sociali Silvana Salvemini
e per conoscenza al prefetto Carmine Esposito e all'assessore regionale al welfare Rosa Barone, intima dunque l'ambito territoriale di Foggia a procedere immediatamente alla stipula dei contratti di servizio nel rispetto dei termini di legge, necessari ad una ulteriore e fondamentale procedura burocratica che è quella dell'abbinamento e che consente dunque alle famiglie di essere abbinate al codice dell'asilo nido. Tali mancanze, fa sapere il presidente Fabio Daniele, rischiano di far perdere oltre 3 milioni di euro di voucher di conciliazioni regionali. Su 45 ambiti territoriali solo due comuni non hanno ancora espletato l'adempimento e tra questi uno è proprio il comune di Foggia. A rischio dunque la possibilità di accedere per moltissime famiglie ai servizi educativi per l'infanzia. Situazione esasperata, quella a cui si è giunti, preceduta da numerosi tentativi e richieste di dialogo da parte dei rappresentanti di categoria con l'amministrazione comunale, che al momento non hanno avuto alcun tipo di esito e riscontro. A Barletta, conferenza stampa del nuovo consigliere, gruppo consigliare, cantiere Barletta. Il sindaco Cannito non ha i numeri per andare avanti. Elezioni subito, chiedono. Francesco Zagaria. A Barletta, dopo la fuoriuscita dall'amministrazione civica Cannito, il gruppo di 8 consiglieri comunali di cantiere Barletta fa chiarezza con una conferenza stampa rispetto al proprio voto contrario al bilancio consuntivo. È venuta meno la fiducia tra noi e il sindaco. Ho subito un attacco violento da parte del sindaco senza avere nessuna responsabilità. L'ho subito perché ho votato in modo contrario a una proposta del rendiconto. E non solo, mi ha anche detto che io voglio mettere per strada 70 famiglie del Globa perché voglio vendere quel ramo d'azienda della Barsa. Non è mai passato per la testa, io voglio solo migliorare la qualità del Globa partendo dalle strade, dal verde, dalle luci, dai marciapiedi, da tutto quello che non funziona. Mancano 2 anni e bisogna dare impulso all'attività amministrativa e ci siamo resi conto che si doveva un po' fare un reset, che abbiamo chiesto al sindaco proprio in una penultima riunione di maggioranza in cui io ero presente. Ciò non si è verificato, di qua è nata l'incomprensione. Cantiere Barletta sarà adesso all'opposizione. Cantiere Barletta avrà un ruolo fondamentale all'interno delle opposizioni e lavorerà affinché i provvedimenti saranno guardati con la lente di ingrandimento e se non provvedimento non buono saranno sicuramente bocciati. Continuare nel dare impulso a quella che è la vita amministrativa, seppure su una visione diversa da un'altra parte. Per Di Cataldo, Cannito non ha i numeri per andare avanti e chiede le elezioni. Noi siamo per le elezioni perché ormai il progetto è fallito, glielo ho detto in consiglio comunale. Gli faccio un in bocca al lupo, andasse a trovarsi nelle opposizioni i voti necessari per arrivare a 17. E restiamo a Barletta perché dal Ministero è arrivato l'ok agli ascensori del sottopasso che divide la città in due, centro e periferie. Arriva dopo un anno di lunghe attese l'ok dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per gli ascensori del sottopasso di via Milano, via Fracanzano a Barletta. Dopo l'abbattimento storico del passaggio a livello che divideva in due la città, centro e periferie, l'inaugurazione del sottopasso, ma la necessità degli ascensori per chi è impossibilitato all'utilizzo delle scale. Ora la palla è finalmente passata al comune, come spiega sul posto il sindaco Cannito. Le procedure per gli ascensori in uso pubblico sono molto differenti rispetto alle autorizzazioni di ascensori privati, però queste sono le leggi e noi le dobbiamo rispettare. Adesso il compito del comune sarà quello di firmare un contratto con un'impresa che deve mantenere gli ascensori. E soprattutto dobbiamo fare un contratto che impegni questa impresa ad intervenire ogni qualvolta una persona rimane all'interno degli ascensori bloccata per motivi tecnici. Noi questi ascensori li vogliamo mettere in funzione H24 perché servono alla città, servono alle persone, soprattutto anziane e alle donne con i passeggini, con i bambini. E chiediamo ai cittadini di rispettarli e di non vandalizzarli. Mi auguro di rivederci fra qualche giorno qua per spingere il pulsante dell'ascensore che ci consentirà il loro funzionamento.
E riapre alle attività fieristiche la Fiera del Levante. A settembre prossimo si terrà il Restauro in Tour, Salone Internazionale del Restauro. Sarà il primo evento fieristico dopo una lunga sospensione. Si svolgerà dal 1 al 3 settembre prossimi il Restauro in Tour, l'edizione live and digital del Salone Internazionale del Restauro. Ad ospitare l'evento, gli spazi espositivi della Fiera del Levante di Bari, che riapre così alle attività fieristiche. Si tratta del più importante evento al mondo dedicato all'economia, conservazione, tecnologia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Organizzata da Nuova Fiera del Levante e Ferrara Fiere Congressi in partnership con Asso Restauro, sarà una delle prime manifestazioni fieristiche a svolgersi nuovamente in presenza tra spazi espositivi e convegni. Nelle sale convegni infatti si susseguiranno incontri di livello internazionale, workshop e seminari, alcuni dei quali con crediti formativi riconosciuti dall'Ordine degli Architetti della provincia di Bari. Finora hanno dato la loro adesione istituzioni, imprese specializzate in restauro di edifici monumentali, opere d'arte e ristrutturazione del patrimonio storico diffuso, studi di architettura e ingegneria, fornitori e produttori di materiali, società di servizi legati ai beni culturali e alla valorizzazione dei siti storici. Una struttura avveniristica per dare nuovo slancio alla cultura del territorio. Apre a Ruvo di Puglia il nuovo teatro comunale. 100 artisti per inaugurare con i cittadini l'avveniristico nuovo teatro comunale di Ruvo di Puglia, un appuntamento importante non solo per la città ma per tutta la scena teatrale pugliese e più in generale per il mondo della cultura e dello spettacolo. I lavori hanno avuto un costo complessivo di 740.000 euro tra contributi regionali 480.000 euro, cofinanziamento comunale 112.000 euro e intervento della compagnia La Luna nel Letto 148.000 euro che avrà la gestione della struttura realizzata per essere totalmente ecocompatibile. Dotata di un nuovo foyer vetrato con caffetterie e sala conferenze, presenta una torre scenica con attrezzeria, magazzini, graticcio e una gradinata detraibile per sala laboratori, oltre a un nuovo palcoscenico, una sala teatrale multifunzionale, un sistema di correzione acustica, nuovi camerini, coibentazione lignea e spazi verdi all'esterno. 30 anni sono passati da quando due ragazzine avevamo deciso di fondare la Luna nel Letto, la nostra compagnia, che poi nel tempo è diventata ministeriale, e piano piano abbiamo costruito un teatro, un contenitore, con un contenuto che già avevamo creato prima. Adesso siamo qui. L'apertura di un teatro è sempre un grande evento. Per noi lo è in modo particolare, lo è perché veniamo fuori da un lungo periodo di fermo delle attività, delle relazioni sociali, in particolare di quelle culturali, lo è perché questa realtà nasce attorno a una compagnia che ha cogestito e determinato questa realizzazione e che quindi ci assicura non soltanto una vitalità ma anche una immediata operatività di questa struttura. E nel prossimo fine settimana torna la rievocazione storica nel borgo antico di Conversano, tutto pronto per le notti della Contea. L'atteso evento è stato presentato presso la balconata di Piazza 20 Settembre. Le notti della Contea tornerà nei suoi luoghi naturali, ovvero il Castello Aragonese e il centro storico della città. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche l'assessore alle politiche turistiche e culturali, Katia Sportelli, che si è soffermata non solo sulla bellezza e sulla ricaduta economica e d'immagine che la rievocazione storica porterà alla città di Conversano, ma anche su quanto lavoro ci sia dietro un evento del genere, la cui organizzazione comincia un anno prima. Le novità di questa sesta edizione delle notti della Contea sono che portiamo l'evento nel borgo antico della città, non coinvolgendo o coinvolgendo comunque parzialmente quello che è Corso Domenico Morea e Piazza Castello, e soprattutto che siamo riusciti a coinvolgere quelli che sono i commercianti di Piazza Castello, di Corso Umberto e anche del borgo antico a rientrare in un evento che tende a diventare sempre più grande. Dal punto di vista artistico, quest'anno stiamo riportando in scena scene del XVII secolo e del XIII secolo che ho scritto insieme a Luigi Palma, e sono degli episodi realmente accaduti nella storia di Conversano.
Sensibilizzare l'opinione pubblica sui delicati temi del caporalato e dello sfruttamento del lavoro nei campi. Con questo scopo si è esibita a Mola di Bari l'Orchestra dei Braccianti, una compagine di 9 elementi giovani che hanno vissuto il dramma della migrazione e quello dei ghetti nelle nostre campagne. La musica come veicolo di integrazione e dialogo, questa è la missione dell'Orchestra dei Braccianti, un progetto che riunisce musicisti, lavoratori agricoli e migranti di varie nazionalità uniti dal legame con la terra. Tramite le sue performance l'orchestra vuole sensibilizzare il pubblico sui temi del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. È composta da 9 elementi provenienti da 5 paesi diversi, Italia, Senegal, Gambia, India e Nigeria. L'Orchestra dei Braccianti si è esibita nel chiostro di Santa Chiara, Mola di Bari, nell'ambito del Cantum Winca Festival, un evento che fa parte del progetto Sud Chiama Sud, selezionato dalla Regione Puglia nell'ambito del programma straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo, coordinato dall'Associazione Alma Terra di Mola di Bari, con il patrocinio della Regione Puglia e i comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare. È un'iniziativa molto concreta di integrazione, diversi musicisti di diverse nazionalità che si mettono insieme e fanno musica, ma soprattutto è importante per noi il messaggio che vuole dare, in questo caso la musica, un messaggio in difesa dei diritti dei lavoratori e in particolare dei lavoratori agricoli. A 10 anni dallo sciopero dei lavoratori di Nardò alla masseria Boncuri, l'Orchestra dei Braccianti ritorna a suonare partendo dalla Puglia, un territorio altamente significativo nella lotta al caporalato, al lavoro nero, al lavoro grigio, in agricoltura. Quindi per noi è estremamente importante essere in questo territorio adesso. E si è conclusa la 17ª edizione di Festa Ambiente Sud, un inno alla pluralità e alla coesistenza tra discipline diverse. Ospite d'eccezione il premio Strega 2021, Emanuele Trevi. Musica, letteratura, incontri, meditazione, per ritrovare se stessi, ristabilire il rapporto con la natura e sentirsi parte di una comunità. Si è conclusa la 17ª edizione di Festa Ambiente Sud, il Festival Nazionale di Legambiente per il Sud Italia, un'edizione all'insegna della pluralità, come l'ha definita la direttrice artistica Chiara Civello, che ha affrontato e superato la sfida lanciata nello scorso anno da Franco Salcuni, fondatore e direttore culturale del Festival. Per 3 giorni la piazza di Marina Piccola di Vieste, in quella che è stata la seconda tappa del Festival iniziato a Monte Sant'Angelo, ha fatto da scenario a concerti con ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Momenti molto intimi sono stati poi vissuti in Foresta Umbra, dove il premio Strega Emanuele Trevi ha condotto i presenti in un viaggio verso le radici con il racconto Mia nonna e i Borboni, una storia d'amore, un racconto che esplora la vita familiare attraverso i ricordi semplici e buffi e che fa riflettere sulla gratuità dell'amicizia in una società in cui i modelli sono invece improntati sull'utilità. In realtà io, avendo 57 anni, ormai sono nutrito molto di nostalgia delle cose del passato. Però nello stesso tempo non voglio mai pensare che non esistano più. I modelli sociali sono molto improntati sull'utilità, quindi diciamo il fatto dell'amicizia è fondamentale, perché l'amicizia è la cosa più gratuita della vita, anche più dell'amore, perché l'amore in realtà corrisponde a bisogni così atavici che anche non esiste disinteresse totale. Quindi questa è la cosa che io auguro, non so, ai miei nipoti, figli dei miei amici, di avere degli amici. Ed ora spazio alle brevi della giornata. La giunta pugliese ha approvato il calendario venatorio 2021-22 che regolamenta la caccia per l'intera stagione, stabilita anche una preapertura dei termini dell'attività. L'apertura della stagione di caccia è fissata al 19 settembre prossimo, terminerà il 30 gennaio 2022. Da Via Gentile, in deroga allo stesso calendario, ha autorizzata la preapertura dell'esercizio relativamente a determinate specie nella misura di un numero determinato di capi per giornata nei giorni 1 e 5 settembre. Per il
il cinghiale. Il nuovo calendario anticipa la caccia di un mese rispetto alla scorsa stagione. PD anche in Puglia nasce ufficialmente la corrente che fa riferimento a Gianni Cooper il 24 luglio scorso con l'iniziativa Ancora Pane e Rose ufficializzata nella capitale L'Area che si ispira al documento redatto un anno fa Radicalità per ricostruire a guidare il gruppo pugliese nel lavoro di costituzione Cinzia Dicorato e il sociologo barese Leonardo Palmisano. Sul piano attuativo del piano regionale trasporti della Puglia emerge la finta partecipazione sbandierata da Emiliano, gli azzurri contro l'assessora al ramo Anita Mauro Di Noia che negli scorsi giorni ha annunciato il percorso partecipativo relativo al documento, dice di volerlo condividere con i territori, dimentica però di venirlo a illustrare in consiglio regionale, contestano da Forza Italia. Ed è tutto per l'informazione, arrivederci.